Buongiorno, sono le 7 di mattina. Mi sono svegliato con loro e mi dicendo: ci sono già i morti. Bisogna organizzarsi bene, cazzo. Ehi tu, se sei alla ricerca di un bel uomo, vieni a conoscere Max. Sei solo molto stanco. Grazie zio. Ehi, conoscete la panoramica delle vette? Zazan, 72 anni fa così a divertirsi. Tre giorni pesantini proprio per me, non so, questa stanchezza. Comunque i ragazzi sono qui, si sono comportati benissimo, le moto si sono comportate benissimo, si sono divertiti, bellissimo. Non serve spesso andare così lontano, ma in Veneto abbiamo delle strade sterrate meravigliose, Friuli è vicino e niente. Buongiorno, andiamo a vedere come stanno i ragazzi. Gio, com'è? Ah, bellissima. Spettacolo come sempre. Spettacolo. Ma hai messo via tutto? Ho messo via tutto. Perché andiamo via. Via tutto. Sono i due Max. A posto, occhi rossi. Occhi rossi. Max è quello che ieri alla fine è andato a farsi un giro in piscina, in relax e nuotare. Perché lui è il suo, è la sua vita, è un uomo di acqua. Sì. Acqua. È acqua me. Zio. Bestemmie. Bestemmie. Zio, è avanti. Com'è? Con le bestemmie. Bestemmie. Va bene. Ok. Zio. Allora, ringraziamo con cuore Ambra e quella della cassa che ha detto taggate il posto, e quindi gentilissima. Sì, sono in fase, sono sveglio dalle 6. Ciao. Come dicevo, non sono al 100%, infatti stamattina mi sono svegliato un mal di testa pazzesco. Niente, adesso ripartiamo, andiamo nel posto del ristorante, il ristorante di senti che energia, dove abbiamo mangiato ieri sera. Sì, fa freddino, quindi già mentre li aspetto mi sono coperto bene. Dopo inizia a venire fuori caldo, ci togliamo tutto piano piano. Andiamo a fare colazione e partiamo. Direzione Vaillant. E poi, dopo il Vaillant? Val Cimoliana. Fino a Rifugio Pordenone. Esatto, e poi tutti a casa, felici e contenti. Salutiamo l'hotel e l'albergo Neider, che ci ha accolto per questa bella colazione. Siamo molto felici e stupiti perché abbiamo mangiato veramente tutto, dal dolce al salato, a frutta, e abbiamo pagato 10 euro a testa e siamo molto contenti. Adesso i ragazzi sono già partiti, io ho le ultime sistemazioni, mi copro un po' perché sì, fa freschetto e comunque voglio stare bello coperto. Speriamo veramente di non essermi preso qualcosa. Eccoli là sopra! Boh, raggiungiamoli e partiamo. Direzione parcheggio del Vaillant, dove dovremo trovarci con Beppe finalmente, che viene. Ciao Beppe, e poi ci facciamo l'ultimo giretto in quelle zone fino, l'abbiamo già detto dove. Questo è a posto, questo è chiuso, questo è stabile. Devo girarmi, faccio vedere qua che carino. Tra un po' sì, verrà fuori un bel caldo, però risaliamo sui 1008, quindi ritornerà anche il freschetto. Ciao! Belli carichi. Bene, sono stati anche questi dei bei giorni d'avventura. Sì, sì. Stavolta non ho tanto da ringraziare amici motociclisti, ma ringrazio Elena, come per il Piemonte, che mi rende felice di potermi prendere questi momenti nella mia vita, staccare e fare una cosa che mi piace. Ovviamente ai miei compagni di viaggio. Via, si parte. Eccoci qua.
benvenuti al terzo e ultimo episodio di questa avventura che dal Veneto ci ha portato in Friuli tra strade sterrate e cime panoramiche. Dopo una notte impegnativa e una bella colazione, anche per questa terza giornata, ripartiamo subito alla volta del Vaillant. Se siete nuovi di questo canale e non mi conoscete, io sono Alessandro Failla, un himalayano veneto che con la sua Royal Enfield ama viaggiare e girare in sella per poi raccontare il tutto con questi video. Prima di continuare, sperando che questi miei racconti vi piacciono, vi propongo di iscrivervi a questo mio canale per non perdervi i futuri video e scoprire tutti quelli già pubblicati. Arrivati a Longarone. Peppe, non ti uccidere, siamo in ritardo di mezz'oretta. No, dai, per ora sono un quarto d'ora. Tipo che arriviamo sì, mezz'oretta. Sta uscendo il sole, inizia a essere quei 2-3-4 gradi in più e si sta sempre bene, che bello. Niente, ci sono distributori bravi e altri no. Questo qua non andava bene, bisogna sempre stare attenti quando si va a fare benzina, perché può capitare, come è successo adesso, che magari non ti prendi i soldi e te li mangia e non fa bene. Andiamo più avanti. Ciao John, seguitemi. Dovrebbe essercene uno un attimo prima della diga a sinistra, come mi ci ha detto Osman. Proviamo. Lo zio è già andato su perché ha girato prima e gli ho detto guarda, intanto vai da Beppe, vai a dirgli guarda ci siamo e via. Si sale, c'è tanta confusione qua, tanta protezione civile, perché domani è l'anniversario della strage del Vaillant, quindi c'è molto movimento, tante macchine, e su mi sa che tra oggi e domani sarà tanto casino. Da qua fatto il ponte che ci porta nell'altra parte del fiume, si inizia a salire con dei tornanti. Allora, non so se siete mai venuti nella diga del Vaillant, ma tutta quella salita con tornanti che si fa è molto piacevole, perché sono dei tornanti larghi con asfalto perfetto, che se hai una moto da strada e vuoi piegare qua è spettacolare, ma è divertente anche con la IMA. Guarda qua che larga, butti la seconda, vai giù col corpo a sinistra, inizia a salire, così qua ti guardano e dicono minchia, ma non è mica una strada, una moto da strada che è. E poi si arriva al semaforo per fare defilare le macchine, meglio andate di torno. Ok, ripartiamo. Da di qua, quando si parcheggia la moto è sempre complicato, perché sei in salita, quindi la devi mettere col cavalletto laterale già in direzione verso la discesa e montare e smontare. Poi ho tutte queste cose da sistemare, ma ci siamo. Sono tutti già partiti perché Joe deve fare benzina, ma ci siamo. Il Vaillant è dietro di noi, ve lo faccio vedere. Ciao. Tanta gente a piedi, qua si scala. Bravi. Cos'è, lezioni ai bambini? Bello.
Vaillant. Sì, cioè oggi c'è tanta gente perché così ricorrenza del disastro. Oh, mi sono aperto tutto, fa freschetto, fa freschetto, 26 gradi, saranno 22 gradi. Ma dopo si arriva da di qua, facciamo tutto un giro che poi sbucchiamo da di qua, mi sembra. Via. Ce l'ho fatta! Senti come sto andando in giro sti giorni. Insopportabile. Noi dobbiamo giù a prenderlo, prendiamo qui e poi dobbiamo tornare giù. Mi spiego? Vai di super quark! Va bene, hai ragione, andiamo. Guarda che è arrivato Beppe, che si è portato anche la scatola qua del tesoro da messa dietro, fissata là così. Guarda, alta via del sale, super adesivi, quelli seri. Cos'hai il tesoro là dentro, nella scatola? Sentila, mi mancava l'Africa, senti quanto apre, che bello, che fa, bello. Bene, allora ricordatevi questa strada che è molto bella, perché chi viene al Vaillant di solito viene al Vaillant e si fa sta strada bella con curve, asfalto bello e basta. Ma in verità dalla parte opposta di là c'è una strada che quasi nessuno conosce, però da di qua, se la prendete da di qua, io l'altra volta l'avevo presa con Elena al contrario, c'è una bella stradina tra ponti simpatici, ponticelli, paesini abbandonati, tunnel in mezzo alle grotte. Bella, molto bella, molto bella. No, penso che Giovanni stesse facendo Piero Angela e voleva spiegarci che quella è tutta la parte di montagna che vediamo a destra che è venuta giù e ha creato il disastro. Tutta, infatti, se vedete, manca proprio ancora dopo anni. Manca proprio tutta la montagna, vedete, è scivolata giù, frum, franata giù, frum. C'era tutto il lago, vicino per gli altri, arrivava fino a qua l'acqua, questo era tutta l'acqua. A livello delle strade, tutto il lago, cazzo. E qui era tutto riempito d'acqua, fino a livello delle strade. Quindi era tutta acqua qua, tutta acqua piena, e quello che hai fatto vedere là è quello che è caduto giù lì. Io ho il della fame. Lì è caduto giù, lì è caduto tutto giù, tutto il riempimento di frane, questo qua. Quello che è venuto in tutto là è tutto il riempimento di frane. Ok, pazzesco. Volo col drone perché Joe ha deciso che dobbiamo correre. Ecco, dopo tutta questa strada si arriva qua nella parte un po' più ponti cemento, non so come definirla. Prima era tutto paesino, boschetto, strade strette. E qua finalmente, oh, ecco, si ricomincia con un altro tunnel. Ed ecco, qua c'è poco traffico, è piacevole, molto bello. Anche qua uno spettacolo di... Vedete? Non ho il tempo di far volare il drone. Però ci fermiamo tutti a guardare. Bello. Spettacolo. Oh.
qui. Non c'è tempo. No, ma prima si poteva, forse qua no. Qua sono venuto con Elena in moto. Bello, eh? Sempre questi colori, sta pietra. Bello. Bello, bello, bello. All'entrata qui c'era il cartello parco regionale, mi sembra, delle Dolomiti friuliane. E qua si inizia. Bello, con lo sterrato. No, troppa polvere. Si comincia con la polvere negli occhi. Comunque, Joe, ti ho detto di mettere le frecce quando andiamo in via di gruppo e tu sei davanti e ci devi indicare dove girare. Però non prenderlo troppo, cioè togli la freccia quando non serve. Adesso stiamo andando dritti per di qua. Toglila, dai Joe, togli la freccia. Dai Joe, togli quella freccia. Eccoli qua, ehi, super tenere, super tenere, super tenere. Carino, 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 carino. Del VGS, adesso gli dico di togliere la freccia. La freccia! Sì, sì, proprio bella questa strada, guarda che canyon in cui passiamo in mezzo. Bici, ora scendono anche macchine, spettacolo. Oh, ora dovrebbe arrivare la macchina, andiamo piano. Bici. Ciao. Oh, guarda che bella salita tornantosa. Che bello. Ragazzi, ci sono. Immaginate se questa strada fosse tutta bella sterrata, una sterrata di pietra e di roccia. Meraviglioso, passare in mezzo qui, non so, cioè a rovinare sempre le strade. No, non ghiaia così, oh pietra, roccia, fantastico. Sarebbe stato un po' più bello. Divieto di campeggio, no! Noi vogliamo campeggiare anche qua. Che bello. Nel rispetto di tutto. E piano, 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 piano. Fantastico, guarda qua che bello. Dove ci porti, Joe? Dove ci porti? Guarda, non ti viene neanche voglia di correre da quanto è bello guardarsi ogni angolo, un albero, un verde, una montagna, eh? Mica voglia di correre. Me la voglio godere così, fantastica. No, è che non ho voglia di togliere l'ABS. Adesso veramente facciamo off qua. Bello. Oh. Ma dai. Oh. Scusate.
Allora, come potete vedere, oggi è domenica, di cui il giorno prima della giornata del disastro del Vajont, quindi qua è pieno di macchine, di persone. Su qua, quando si arriva al rifugio Pordenone, bisogna lasciare la moto giù e noi abbiamo un milione di bagagli, perché siamo stati via un bel po', che potevamo anche tenerli. Però dovevamo farci una bella passeggiata fino a su, bella sterrata dura di 10 minuti, mi diceva, che poi se andavamo su e dovevamo aspettare, oppure era tutto pieno, occupato, non si poteva mangiare, cioè era sarebbe stato un dramma. Dovevamo quindi scendere un'altra volta, prendere la moto e andare via, quindi abbiamo deciso di ripercorrere tutto. Guardate che spettacolo, ripercorrerla tutto, ora l'autunno, ripercorriamola tutta e andiamo giù e andiamo a mangiare giù, che sicuramente troviamo qualche posto. And so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. Bella, là si tirava manetta. Comunque Max ha individuato, individuato un posto dove andare a mangiare. Ci affidiamo completamente a lui. Portaci Max. Mangiamo e poi penso direzione casa. Madonna, ma quanti tenere ci sono? Solo tenere ho visto in sti giorni. La raccolta dei tenere. Beppe. Oh. Tanto siamo qua con Beppe. Oh, seguitelo il suo canale, che ci sono dei bei video di belle strade. Buongiorno. Eccolo qua. Beppe, c'è Gio che deve raccontarti una barzelletta. Praticamente lui un cavallo, un cavallo. Il Val Bar. La barista delle rivelare. Perché quel muso lungo? Perché quel muso lungo? Mi fa morire. Va bene ragazzi, siamo arrivati al ristorante Tabacchi Edicola. Non lo so, sto posto dove andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare perché stiamo svenendo. E poi tutti a casa. Che caldo. Ma siccome non faccio mai ridere nessuno, ci vanno le barzellette. Attenzione che... No, la mia è molto violenta, perché ci sono due lumache che attraversano la strada. Attento, una mach, lo vic. Ecco, chiediamo in giro. Aspetta che Beppe li aveva anche lui. No, 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 una sola. Niente video solo, niente. Vera.
guarda il succo, guarda. Anzi, fare la piegata, non ti vede. Vedi, non c'è più la cucina rossa. Guarda, non c'è più la cucina. Guarda il gimbal. Vabbè, da qui tutto ok. Com'è che sorella che ha mangiato? Frico per il fico. Non imparerò mai. Beh, ho imparato frico, la concia. Come che si chiama il paese dove che sei andati? Sauris. Cazzo, l'ho imparato. Così ho imparato con calma dopo un po'. Beh, anche i vostri nomi quando sono andati in Piemonte. Sì, io ciao. Quindi ti vengono a cercare. Comunque finisce qui. Ciao ragazzi. È stato bello. Siamo tutti noi? Sì. Stiamo già piangendo, finisce qui anche questa avventura. Se siete arrivati fin qui, mi dispiace per voi, sono state delle cose tanto da criticare, tante cose brutte da vedere, è stata una cosa fatta male, chi se ne frega, noi ci siamo divertiti un mondo. Abbiamo appena mangiato come dei maiali qua, frico, non lo so, formaggio, polenta. 3 giorni pesantini proprio per me, non so, questa stanchezza. Comunque i ragazzi sono qui, si sono comportati benissimo, le moto si sono comportate benissimo, si sono divertiti, bellissimo. Non serve spesso andare così lontano, ma in Veneto abbiamo delle strade sterrate meravigliose, Friuli è vicino, e niente, e al prossimo avventura. Qualcosa da dire? Anche questa avventura è stata fatta. Ok, guarda che bella, è tornata l'Africa tra di noi. Qualcosa da dire? Ugo. No, lui diceva Ugo. Chuck Norris. Vai Chuck. E per Chuck Norris, cheers. I pip. Chuck. Ura. Ecco. I pip. Ok. Ura. Evviva.